Io sono Lego Master. Oggi siamo tornati con un nuovo tutorial dove vi andrò a spiegare come editare i video dal vostro PC con Filmora 9, che è un programma appunto per editare i video. Allora, prima di editare i video, intanto qui si sta aprendo Filmora 9, dovete aver esportato il video, cioè dovete aver esportato i video che avete fatto se li avete fatti dalla PlayStation dalla chiavetta al PC, oppure tramite se l'avete fatto con il telefono, tramite il cavo USB al computer. Una volta che avete fatto questo, aprite Filmora 9 e fate nuovo progetto. Vi dico subito che questo programma è un programma a pagamento. Gli abbonamenti vanno mensile, quindi paghi una volta al mese. Se no c'è quello annuale. Mi sembra quello di 2 anni, che paghi una volta per 2 anni e poi paghi ancora dopo che sono finiti i 2 anni. O se no c'è l'abbonamento per sempre, che pagate, se non sbaglio, 60 euro per sempre. Che è quello che vi consiglio pure io, perché soprattutto se fate come me che volete continuare a portare avanti questo canale, vi consiglio di prendere quello da 60 euro. Ok, visto che avete già importato i video sul computer, fate importa file multimediali. E poi, in base a dove avete messo i video che avete importato, prendete i video, fate così e apri. E qui ci sarà il vostro video. Per metterli qui sulla timeline, si chiama, potete o trascinarli così, oppure cliccando direttamente più, che è molto più facile. Ok, una volta fatto questo vi spiego un po' come funziona qua. Qui potete mettere l'audio, quindi per esempio voglio mettere questo qui. Vabbè, adesso. Ok, vabbè, lasciamo stare. Poi qui potete aggiungere dei titoli, per esempio questo. Ok, poi cliccate qui, fate doppio clic qua e qui potete scegliere il testo da metterci, questo. Qui potete scegliere lo stile del testo, che non so assolutamente. Ah, ok, questo. Ok, poi qui potete scegliere il colore del testo. Ok, poi una volta che avete fatto questo, qui scegliete il carattere e la grandezza dei caratteri e fate ok. Poi qui potete mettere le transizioni, sì, per esempio questo, vedete, ve l'ho messo qui sotto. Gli effetti, per esempio questo 70, ok. E qui potete aggiungere degli elementi, per esempio questo mi piace. E una volta che voi avete fatto il vostro video, si vedrà appunto questa cosa qua. Ok, questo qui non lo toccate perché non serve a niente sostanzialmente, cioè non serve a niente. Ok, torniamo qui su file multimediali. Vi spiego un po' a che cosa servono questi tasti un po' qua giù e anche qui. Per esempio, c'è una parte di una canzone che non mi piace, no? E la voglio tagliare. Per tagliarla basta che sposto questa linea qui dove voglio tagliare e faccio. O premo qui e me la tagliano automaticamente, vedete? Oppure possiamo cliccare qui, questo tasto qui, e ce la tagliano automaticamente.
Poi facciamo finta che io voglio togliere questo pezzo in mezzo. Quindi lo seleziono e faccio o cance, cioè cancella il tasto per cancellare, oppure qui, il tasto questo qui del cestino. Poi questi qui non li toccate perché non serve a niente. Poi qui potete fare la velocità del video, per esempio lento, veloce, normale, velocità personalizzata, capito? Potete mettere la velocità del video. Poi qui potete scegliere la durata del video. Io lascio sempre quella predefinita perché non mi serve. Poi qui se volete, per esempio, state registrando un video e c'è qualcuno di sottofondo che vi parla, potete rimuovere il rumore di fondo. Quindi cliccate qui e scegliete a quanto volete toglierlo, diciamo. Fate ok. Poi volete registrare la voce perché avete registrato, per esempio, un video, però non vi ha registrato la voce, quindi fate registrazione. Potete registrare la webcam, il PC, cioè lo schermo del PC, o la voce, quindi fate voce e vi si aprirà questa schermata qui. Poi cliccate qui, 3, 2, 1. Ok, adesso non lo faccio perché non voglio registrare la mia voce. E poi fate ok dopo che avete finito di registrare la voce. Detto questo, qua sotto questo tasto qui significa che, cioè, vi fa vedere quanti video avete messo. Questo qui sotto quanta musica, quante canzoni avete messo. Qui potete togliere la visibilità del video, cioè che il video non si vede, diciamo, e disattivare l'audio della musica. Poi da qui, vabbè, questi tasti credo che li sappiate, no? Poi questo qui non lo toccate perché non serve. Qui è la stessa cosa di qui, di registrazione, capito? Registrate la voce, fate sempre questa cosa qui. Qui invece potete iniziare lo stereo, ma credo che è una cosa per la musica, non lo so. Cioè non l'ho mai usato io questo. Ok. Qui potete modificare la grandezza della timeline, per esempio. Adesso non lo faccio perché sennò mi si sballa tutto. Vabbè, comunque allungare la timeline. Poi questa cosa qui è per vedere quanto è alta la musica o quanto è alto il video, capito? Poi qui non vi consiglio di fare niente, cioè lasciate così. Poi questo qui non lo cliccate mai, io adesso vai a cliccarlo. Qui potete scegliere il volume del video. Ok, qui potete mettere invece lo schermo intero. Ok. Poi magari mi andrò a fare un video dettagliato tutto per dove edito un video vero proprio, dove io poi caricherò su YouTube per editare, cioè dove edito appunto un video. Ok, dopo che avete fatto questo vi consiglio sempre di riguardarlo il video. Perché ci possono essere delle parti che vi siete dimenticati di tagliare. Non sapete quante volte è successo a me che ho dovuto cancellare il video che avevo appena pubblicato rieditarlo per farlo bene. Poi qui, se per caso avete sbagliato tutto proprio, fate un nuovo progetto. Ops, nuovo progetto. Scegliete il progetto, per esempio widescreen, Instagram, ritratto, queste cose qui.
Poi qui se volete aprire un nuovo progetto, per esempio questo, ok. Poi qui per importare altri file, o se no qui se per caso non avete più tempo di editare il video perché dovete uscire, fate salvo il progetto con nome, vi si aprirà questa cosa qui e lo salvate dove volete. Poi basta, qui non c'è più niente da fare. Ok, qui modifica non c'è niente da fare. Strumenti neanche. Vista fate anche qui a parte qualità di riproduzione, ecco. Dovete mettere 1/2, 1,5 e basta. Poi non c'è più niente da fare. Se cliccate su esporto invece potete creare un video e esportarlo sul vostro computer, caricarlo su YouTube o su Vimeo, che non so che cos'è, oppure lo potete masterizzare per poi caricarlo su un DVD. Qui se avete dei problemi magari, qui se volete potete aggiungere i tasti rapidi che vi andrà su Google. E poi aggiungete i vostri tasti rapidi. Io adesso lo chiudo perché non mi serve a niente. Ok, dopo avete finito di fare tutto, cioè è molto molto facile per questo programma per editare video. Quindi dopo che avete fatto questo, cliccate su esporta qua e vi andrà su questa schermata. Vi consiglio di esportarlo prima, se volete caricarlo su YouTube, prima di esportarlo sul vostro PC e poi caricarlo su YouTube, perché se fate direttamente così poi chissà dove ve lo va a pubblicare. Poi dovete accedere con Wondershare Filmora 9 al vostro canale YouTube per pubblicarlo, capito? Sì, è molto anche più facile perché risparmiate tempo, però non ve lo consiglio. Quindi fate qui locale, qui scegliete il formato. Se è un video vi consiglio MP4 perché sennò poi YouTube non ve lo fa pubblicare il video. Se è invece una canzone MP3. Qua scegliete il nome del video con cui volete esportarlo sul computer. Per esempio, video tutorial. Ok. Qui ci sarà la cartella in cui ve lo salva, lasciate sempre questa. Qui potete fare la risoluzione del video. Lasciate sempre così, se volete potete cambiare la qualità. Di solito vi mette migliore, ma se volete mettete massima. Quindi poi prendete su ok. Qui non potete fare niente, cioè la durata, la dimensione del video. A questo punto avete fatto tutto e fate esporta. Ok, in questo caso a me mi dice che non ho più spazio su output, quindi non lo posso esportare lì. Quindi un momento che vado a togliere qualche video da output, ci vediamo dopo. Ok, questo tutorial finisce qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi ricordo che in descrizione c'è il link di Discord per entrare nel mio gruppo di Discord. E vi ricordo anche che se entrate verrete salutati in un mio video. E vi ricordo che in descrizione c'è anche il link di Instagram del team di Fortnite per fare i provini. Detto questo, da Lego Master è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!